poi 4 giorni in Montenegro per un mini torneo e dal 17 al 22 agosto infine ridosso. Con le novità ci sono alcune novità, ovviamente non c'è però Giorgetti, c'è Deserti, come perciò gioca in casa il giocatore del Posillipo. Ancora lo scambio con Pietro Figlioli, il tentativo di passaggio verso, e c'è subito la rete da parte dell'Aldo Deserti, porta in vantaggio la nostra nazionale, dunque un'Italia che parte benissimo. Abbiamo molto stretta soprattutto la copertura per Tempesti. Ancora Figlioli, il passaggio, la finta, ancora per Figlioli, lo scambio proprio con... A passaggi al centro a Deserti, dove che si sta comportando molto bene, e questi passaggi e soprattutto la qualità di Pietro Figlioli dobbiamo... Il capitano prova a servire proprio il centropoda, deve cambiare il gioco dall'altra parte per Delacas, ancora per Miralis il tiro, c'è la rete di Miralis del numero... Non ben posizionati dal centro, vedete Lungo aveva perso la posizione, quell'angolo dove proprio è entrato... Ancora il duello in avanti, questa volta c'è Felugo sul centroboa e va a mettere dentro Colombos la palla del cadere, mancano 7 secondi Francesco. Ha cercato Felugo dall'altra parte per Binonakis, per Miralis c'è la rete del vantaggio di Murikis da parte di Figlioli, il tiro e c'è la rete, di potenza e di precisione l'Italia è sul 3-3 tra Italia e Grecia, parte Afrodakis, peccato che Tempesti riesce a sfidare quanto è alta la Grecia, la passaggio su Deserti e dovrebbe essere sì un'espulsione per la Grecia, è il numero 10 Miteludis, dunque l'Italia va a segno proprio con il numero 3. Guardate il passaggio immediato di Valentino Gallo, e questo è il movimento che avrebbe dovuto fare prima Deserti. In più per la nazionale, la nostra nazionale, la nazionale avversaria, ancora Afrodakis fa girare palla velocemente la Grecia, ancora Afrodakis, il passaggio dall'altra parte per Miralis, 11 secondi al termine, c'è la rete di Miralis, rete del C di questa nazionale ellenica, cresciuto moltissimo. Ancora il cambio dall'altra parte proprio per Gitto, ancora Gallo, il fallo su Gallo da parte di Columbus, il tiro, c'è la rete da parte, il suo mancino, eccolo qua sopra la testa del portiere, che questa volta ha posizionata, ma anche noi con più di 20 secondi, questo dimostra che i trasferimenti sono ottimi. Felugo per Deserti, che gol Deserti, veramente la rete già della nostra nazionale, ma soprattutto Deserti, ecco, laterale verso posizione 1 dove c'è Milonakis, ancora lo scambio con Miralis per Doskas, il tiro di Doskas, gli uomini anche più rappresentativi insieme di nuovo per Gallo, l'Italia deve andare al tiro, ancora per Luongo, il tiro, c'è la rete di incrociare, molto bene di Luongo, leggermente il portiere, una volta che Afrodakis guadagna l'espulsione dall'esterno con il movimento, dobbiamo stare più con il sedere alto, non dobbiamo subire passivamente, non dobbiamo subire ancora una volta, perci in anticipo lo stesso gol in fotocopia. Disse che conclude qui il suo match, terzo fallo per il giocatore greco, ancora superiorità numerica per la nostra nazionale, Figlioli il tiro, c'è la rete di Francesco. Sì, anche, l'ha detto Campagna. Federazione, Figlioli per Felugo. Passaggio altissimo, sbagliato da Felugo, va a recuperare palla l'Italia, però ci sono 5 secondi per andare al tiro. Il pallonetto, che gol di Figlioli. Guardate questo grande gol. Guardate da sotto al bordo. Da fuori classe. Una parabola pazzesca, un angolo. Con Maurizio Felugo su lui, Afrodakis, il capitano della Grecia, offre un ottimo pallone per Figlioli. Ancora Figlioli, il tiro, c'è la rete del 10 a servizio della squadra, ma riesce a concludere, a liberare la sua conclusione poderosa, braccio al